Stavo scendendo alle ore 24 dal cantiere di Chiomonte, direzione Susa, dove abbiamo noi la sede. In quel momento mi è scoppiato il vetro destro del camion, il cristallo davanti, e sulla parte sinistra mi è entrata una pietra che mi è entrata, l'ho beccata con i vetri in testa e nel costale sinistro. Il problema è che sta gente qua se la prendono con noi e io, finirò per il contrario, sono lì per lavorare per un pezzo di pane. Cominciano a urlare sempre i suoi slogan: giù le mani dalla Valsusa, servi della mafia. E poi, come noi che facciamo rifornimento di gasolio alle torri faro del cantiere, che giustamente siamo a contatto delle reti 24 ore su 24, cominciano a infierire: tanto sappiamo chi sei, un giorno di questi ti succede qualcosa. Il problema è che quando se la prendono con la gente che lavora, che hanno già rivendicato, chi devasta la valle se lo deve aspettare. Io non mi devo aspettare un bel niente, perché io la voglia di lavorare ce l'ho e voglio di nuovo tornare in questo cantiere. Non posso abbandonare la valle, andarmene a lavorare di qua all'estero, perché qua nella nostra valle non si può più lavorare. Sta gente qua, bisogna fare in modo che qualcuno prenda provvedimenti. Siamo stati abbandonati qua. Qua, finché non fanno, lo Stato non fa pugno duro, che cominciano ad arrestarne qualcuno e fargli pagare i danni. E per qua non è più il problema: facciamoli male, li tiriamo una mola. Qua è tentato omicidio, per cosa capisco io, no? Qua devono arrestarne qualcuno e tenerli dentro, non che li mettiamo dentro oggi e domani li mettiamo fuori. O fanno qualcosa da parte del governo. Io ho anche fiducia nel governo che abbiamo adesso, perché vedo che si sta muovendo. Poi io di politica ne capisco ben poco. Io voglio solo lavorare e voglio che lasciano stare la mia famiglia, perché mia moglie non c'entra niente col cantiere di Chiomonte. Qua è un problema politico dall'alto, Cioè? che le lasciano giocare così. Qua stanno aspettando, dalla parte della politica, per cosa la vedo io, stanno aspettando che scappi il morto. Io il morto per il cantiere di Chiomonte non voglio farlo. Quanta gente c'è più o meno sul cantiere? Ci sono anche altre ditte. Mettiamo che ci sia, facciamo 100 persone, 100 dipendenti che lavorano in tutto il cantiere. E quanti della valle? Della valle assunti. Il problema è che la gente anche qua è un po' tutto un mai un sé, perché dovevano assumere tanta gente della valle e poi facciamo che hanno assunto, mettiamo 20 persone, 30, 25-30 persone della valle, il resto sono ditte che vengono da fuori. Da fuori dove? Dalla Calabria c'è gente che vengono un po' da tanti altri paesi qua vicino.